Amici, finalmente ci siamo. Siamo all'ultima giornata di campionato su FIFA 99. Ci decidiamo lo scudetto. Tre squadre possono vincerlo: Vicenza, Lazio e Juventus. Come andrà? Riusciremo a vincere noi? Sì, no, forse, non lo so. Lo vedremo ovviamente dopo la mitica sigla. Qual è il suo nome? Dimmi come si chiama? Se sapete bene il suo nome. C'è Cleone Max che vi tiene per ore. E ora vi diamo una ragione. Succede? Oh, incredibile! Aspettiamo, no, la statua si può mangiare. Oh, mica pure. Visto? Ha perso la testa per me. Affrontiamo il Piacenza con il mitico Vicenza di Toldo, Kleber, Viviani, Ayala, Zola, Zauli, Mendez, Diliso, Del Piero, Battistuta e Bavangida. Contro Piacenza di Fiori, Manighetti, Viervoud, grandissimo giocatore, Lucarelli, Dell'Icardi, Stroppa, Mazzola, Cristallini, Piovani, Rizzitelli e Filippo Inzaghi che giocava a Piacenza. È l'ultima giornata di campionato qui in Italia e stiamo per trasmettervi l'incontro tra il Vicenza e il Piacenza. È ora di passare in diretta con lo stadio e con i nostri inviati Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. Sì, siamo arrivati alla fine di una lunga stagione calcistica. Ascoltiamo il commento di Massimo Caputi. Penso che i giocatori saranno felici che il campionato sia finalmente terminato, Giacomo. È stata una lunga stagione. Io faccio fin dal primo minuto la mia strategia, tutti in attacco, tutti, il nostro 4-3-3 funziona. Bel tocco. Ma il Battistuta deve segnare. Parata di Grande traverse del angolo. portiere. Ci è arrivato per pochissimo. Che gol! Portiere sfortunato in questa occasione. Tocca Siamo la palla che virtualmente però campioni entra d'Italia. ugualmente in rete. Che gol È di stato Alex un Del gol Piero. piuttosto rocambolesco, ma la palla è finita comunque in fondo alla rete. No, bel Ecco il primo gol dell'incontro. Il punteggio è ora di 1-0. gol. Il sogno si avvicina. Ora dobbiamo resistere altri 85 minuti. Cristallini. Io ovviamente vi dico, non finirà per noi. Faremo Del anche Piero. la Coppa Italia. Sarà una bella Coppa Italia. Non so se riusciremo ad arrivare fino alla fine, ma ci proviamo. Perciò un Vicenza Rizzitelli. strepitoso per concludere, ci godiamo anche una bella Coppa Italia dopo il campionato. Devo dire, non è Buona stata una difesa, stagione palla facile per allontanata. niente. Rimontona finale, ma gli Cristallini. avversari hanno resistito benissimo. Ok, ci siamo salvati. Zola. Grande rilancio lungo. Ci siamo. Del Piero. Cross per Bavangida. Che non Tiro segna, ma respinto dal sfigura portiere l'angolo. con un grande intervento in extremis. Grande parata in un momento difficile. Ed ecco la Portiere macchina da guerra. inesorabilmente battuto con palla che entra in rete. È una Ha macchina da ragione per guerra criticare, è questo stata una splendida Bavangida. conclusione. Ma che esultanza è? Il punteggio ora è di 2-0. Dalla panchina si alzano sguardi preoccupati. Ha segnato la macchina da guerra Babangida, Tihani Babangida. Giovanni. Zola. Stiamo vincendo 2-0, ma dobbiamo Un resistere. tiro Allora assolutamente da dimenticare. Palla che non sfiora nemmeno la rete. Nessun problema per il portiere. 70 Sa minuti lo benissimo che avrebbe scudetto. potuto fare di meglio. Rimessa in gioco battuta. Buon controllo di petto. Abbiamo il nostro Del Piero che fa giochetti di prestigio. Stupendo controllo di palla. Bel cross. Battistuta, niente, Questo è un quasi. gol da fare a occhi chiusi. Il No, assolutamente no. portiere rimette il pallone in gioco. Gioco aereo del Piacenza che ci sorpassa. Grande intervento sul pallone. Sì, ottimo pallone lungo. Vai Del Piero. Gira, bello. Ci siamo. Cristallini. Ma no, chi la passa? È Sì, riconquista la palla vagante. nostra. Battistuta. Da qua, troppo facile Ottimo per il lavoro del portiere. portiere.
Qualcosa da ridire ai difensori per aver lasciato tutto quello spazio all'attaccante. Se vinciamo ci sarà qualche esultanza, giocatori che sollevano la coppa, baci a bracci, non lo sappiamo. Però vedrò a fine partita. Portiere chiamato al lavoro per la prima volta nell'incontro. Sì, è vero, finora nessun problema. Viviani. Palla rilanciata lunga. No, non è un cross questo. Non era veramente un buon cross. Giovanni. Parata. Splendida parata del portiere con la punta delle dita. Bella, bella. Bravissimo il portiere, la presa non era facile. Mazzola. Oh, che rischio. Mi ero sfiorato di subire il gol. Vedete, non è ancora deciso il campionato. Non è ancora deciso. Del Piero. Davangida. Ma no. Peccato, ragazzi. Battuto alla rimessa dal fondo. Palla messa a terra. Finisce il primo tempo adesso. Buon controllo. Da qua. Parata incredibile. Portiere ben piazzato. Gol! Si mette dentro senza problemi, facendo apparire il gol più facile di quanto non fosse. Gamba Tistura. Sapevo che non avrebbe sbagliato. Ci siamo, ci siamo. Rizzitelli. Il punteggio alla fine del primo tempo è di 3-0. È andata, ragazzi. Vediamo se il secondo tempo confermerà le indicazioni del primo. Siamo al calcio d'inizio del secondo tempo. Il tifo è molto caloroso. Ha intuito il passaggio e l'ha intercettato. Attenzione, 3-0. Ce la possiamo fare, anzi, sì, la stiamo facendo. Non c'ha più forza. Sembra lanciato a rete. Grandissima parata del portiere, anche se la difesa ha lasciato troppo spazio all'attaccante in questo caso. Vero. Questa è una delle parate più difficili della giornata. Mazzola. Mazzola. Difesa graziata dalla palla. Un nome molto storico. Non è certo soddisfatto di ciò che ha fatto. Ma non voglio mettere la pausa. Lo so, portiere batte la rimessa in gioco. Ah, ma che brutto modo di prendere la palla. Giovanni. Piacenza scatenato in sto secondo tempo. Dell'Icarri. Para senza problemi. Non era facile, bella parata. E siamo a pochi minuti dallo scudetto. È stata una bella stagione, bellissima stagione. Cioè, ringrazio chiunque mi abbia supportato e se volete potete farlo in questo video lasciando un like. Giovanni. O se volete anche un commento, è un piccolo gesto veramente molto molto utile, grazie di cuore a chiunque lo faccia. Non sentitevi obbligati per il commento, so che molti non amano commentare, vi capisco. Credetemi, un sacco di volte anch'io vedo video ma non commento, ma non significa che non li ho visti, no? A volte non me la sento, però a volte sì, nel caso sempre. Dipende dallo youtuber, io sono uno che ama leggere e rispondere, mi piace tantissimo. Viene naturale perché mi piace. È fantastico avere un dialogo. Ayala. Sì, bella palla. Tistuta. C'è. Questo è gol. Ma no! Bella però. Splendida parata. Non era gol, ma bella. Non so come sia riuscito ad arrivare sulla palla. Bravo il portiere nella circostanza. Così potente che non l'ha presa nessuno. Allora, qui non c'è l'attacco, Piacenza. Bella giocata. Ha staccato bene da terra. Grande squadra, piace. Senza gli italiani. Era fantastico. Io amo Piacenza, ragazzi. Bellissimo team. Attenzione, pericolo. Palla fuori e l'arbitro indica la rimessa dal fondo. Secondo tempo molto più equilibrato. Piacenza è devastante. Vediamo se si segna. Sì, ottimo passaggio lungo. No. Grande difesa. Se penso alla partita precedente con l'Udinese, la stavamo pareggiando, poi è arrivato un gol, poi per tanto tempo nessun altro gol e alla fine altri tre gol alla fine proprio, nel finale. Giovanni. Rilancio potente e preciso. Stunta, la mangina. Grande calcio. Io però qua ragazzi lo farei per premiare anche, c'è stato dall'inizio un orgoglio vero del Vicenza che Luiso mette in campo. Togliere Alex Del Piero e metterci anche Colivano.
tenere gli original. Vabbè, adesso pallone non volevo chiesa dal rettangolo di gioco. Viene mandato in campo un giocatore fresco. Comunque anche solo per ringraziare questa squadra che ha faticato tantissimo. La palla viene persa. Da quando sono arrivati Del Piero e Battistuta è andato tutto liscio. L'ha affrontato con successo. Abbiamo avuto il mitico Brian Laudrup che poi ho dovuto vendere. Abbiamo avuto Otero, vero giocatore del Vicenza. È Otero. Il passaggio è stato intercettato. Buon movimento. Bella. Grandiosa parata del portiere. È riuscito a metterci la punta delle dita. E vediamo come andrà in Coppa Italia poi. Sì, la parata. Pallone respinto dal portiere con la punta delle dita. Sì, bella parata. Siamo quasi in conclusione, vedremo la classifica marcatore. Gioca bene. Sarà un episodio leggermente più lungo, ma ne vale la pena. Ovviamente bisogna vedere che poi il gioco non ci faccia lo scherzo di dare lo scudetto alla Lazio, cosa che spero proprio non succeda. Siamo pari punti. Vediamo. Questa era l'ultima giornata di campionato. Sono certo che alcuni giocatori guardano con sollievo la pausa estiva per ricaricare le pile ormai esaurite dopo una lunga stagione. E l'esultanza arriverà dopo? Non ha detto nulla che siamo vincitori, niente. Del Piero Bavangira Battistuta non ha detto niente riguardo allo scudetto. Speriamo in bene, ragazzi. Speriamo in bene. Ci sarà la Coppa, ci sarà comunque. Ce l'abbiamo vinta noi, eh. Dovremmo averla vinta noi, scusatemi. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Attendiamo. Vicenza-Lazio, ma chi è campione? Chi è campione? Allora. Non ci sono i risultati. Vediamo. Migliori giocatori. Babangida, macchina da guerra, 17 reti. Deschamps della Juve, 15. Cappioli del Bologna, 13. Poi abbiamo Battistuta del Vicenza ed ex Fiorentino, ovviamente. Sergio. Albertini. Del Piero, nostro. Inzaghi della Juve. Benarrivo del Parma, non me l'aspettavo. Laudrup, Fiorentina. Nedved, Lazio. Franceschetti, Sampdoria. Beh, interessante. Che altro si può vedere? Niente. Lo fa così. Devo rivederlo da qua, scusatemi, perché a volte si sfasa, è un po' scomodo, perché 99 col menu è come quello del 98. Cartellini. No, cartellini. Terribile, De Ascentis del Bari. 3 rossi, 6 gialli. Ammazza. No, ammazza, non ammazziamo nessuno. Migliore della squadra. Migliore di Vicenza, beh, ovviamente. Perretti, Papangida, Battistuta, Del Piero. Assist non c'è, Cartellini no, c'è. Ah, c'è Cartellini, Cartellini, un rosso per Battistuta e 4 gialli, ma mi sa che è successo quando non era ancora in Vicenza. Del Piero 4, Zauli, Kleber, Viviani 1. Reti, ovviamente, il mitico Bavangina. Andiamo a vedere l'incredibile Lazio, numero 2 in campionato, Salas, Venturin, Sergio con 6, Sao e Nedved da 9, Vieri a 6 e Della Peña 5. Juventus, Deschamps, strepitoso, Inzaghi, anche grande Edgar Davids, Zidane, Tacchinardi, Fonseca. L'Inter con Ventola, Baggio, Sosa, bellissimo, tutti a 7. Giorgaev, Moriero, Simeone, Zanetti. Poi abbiamo il Milan. Milan sarà sicuramente divertente vedere Albertini, grandissimo. Elved, inaspettato. Bioff, solo 6. Leonardo, 6. UEA, 6. Boban e Gans, mica male. E Parma, che Parma era, ragazzi. Che Parma era. Bene, via Fusè. Vabbè, andiamo a vedere a questo punto. A vedere se ci dice qualcosa. Promossi retrocessi. Dovrebbero retrocedere, ovviamente Cagliari, Venezia, Perugia, Salernitana. La Lazio e la Juventus hanno vinto l'ultima partita. Vediamo. Ok, sta schermata. Ma boia, è finito tutto! Boh, niente, non c'è una doppia stagione. Ci sono rimasto malissimo, posso dirvelo? Ci sono rimasto molto male. Vabbè, comunque ci sarà anche la Coppa Italia, ma speriamo che almeno lì ci sia una coppa sollevata. Ci sono rimasto molto, molto male. Mi sono abituato col 2000, con la Coppa e la stagione seguente. Invece qua proprio, boh, finita così. Faremo Coppa Italia, no? Coppa Italia. Cos'è questa? Dream League Europea, l'Eurolega. Bella, bella, bella. Golden Goal. Io, ragazzi, faccio fatica a girare stagione. È stagione, sì. Ma ci sarà Coppa Italia. Coppa, sì, certo. Coppa. Uno può anche crearsi le personalizzate. Che... Coppa dei Campioni, no, la Coppa del Nonno. Coppa delle Coppe, Coppa EFA, Coppa EFA, non la Coppa EFA, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, ma è la mia Coppa Italia? Ragazzi, qualcuno sa come si fa sta roba? Perché la Coppa delle Coppe è così terribile? Vabbè,
Me lo studierò. Comunque ci vediamo alla prossima e grazie ancora per essere qui con me. Continueremo con FIFA 99. Ciao!